Ciao a tutti. Allora, innanzitutto ho i capelli fatti così perché mi sono fatta la doccia, ho fatto la treccia e sono venuti tutti assolutamente mossi perché i miei capelli sembrano lisci, ma non lo sono. Adesso accendo la luce. Madonna, scusate. Adesso accendo la luce perché non si vede una mazza. Allora, innanzitutto volevo dire, ragazzi, gente di tutti i tipi, stavo facendo una riflessione sugli haters, no? Perché appunto c'era un programma done a un neurone a un haters, a te non cambia niente, a lui cambia la vita, perché finalmente ne avrà due. No, stavo pensando così, agli haters che mi danno della cessa, che vabbè, come ho detto, a me non me ne frega niente, io investo su altre cose, e ad altri tipi di haters. E siccome al momento non ho più niente da perdere, stavo pensando di fare proprio tutte le cose che non dovrei fare. Me ne mancano poche, no? Infatti, cioè, me ne mancano veramente poche. Adesso mi sta venendo anche un colpo di caldo. Non so cosa mi sta succedendo, non vi preoccupate. Dicevo, allora, mi mancano due o tre cosucce da fare per completare, cioè, i disastri fatti nella vita. Dunque, devo ancora prendere la patente per il camion, così almeno sono grosso e posso di divertirmi ad imprecare come ho fatto nel video della macchina, però sono più grosso e posso fare pure il prepotente, quindi do bottarelle di qui e bottarelle di lì. Questo posso ancora farlo, scusate. Poi, cos'è che potrei ancora fare? Vediamo un po'. Imparare a programmare, ci ho già provato un paio di volte, è stato un disastro, ma vabbè, l'avevo provato col Python, adesso riproverò in futuro, molto presto. Poi cos'è che potrei ancora fare? Ah, ecco, questo lo sto facendo, tentare disperatamente di imparare il russo con le poche basi che ho di cieco e con un libro in tedesco perché ho trovato questo. Ah, tra l'altro non c'è neanche il CD, quindi sono proprio disperata. La gente mi odierà, ma non importa, io comunque vado avanti per la mia strada. E comunque sì, la cosa divertente di proprio spingere sulla propria intelligenza è che passi molti limiti che non avessi mai pensato di passare. E conosci un sacco di gente e poi vediamo come andrà a finire questa avventura. Io spero che una cosa, un CV che ho spedito funzioni, proprio spero. Tutti i giorni lo guardo, inizio a diventare nevrastenica, no? E perché non assumere questa ragazza, insomma, un certo livello di follia, almeno con me ci si diverte, no? E niente, adesso andrò a prepararmi perché il video d'inglese lo faccio sempre molto sexy e vediamo un po' come andrà.